Buongiorno, sono a casa nuova perché devo portare dentro tutte queste scatole, però vanno tutte in cantina. Comunque, visto che sono qui, ne approfitto per farvi vedere sia la cantina che la casa. Poi comunque stasera, perché siccome nel pomeriggio ci portano, stasera alle 5 ci portano in letto, comunque ve la faccio vedere ora così e poi quando torno oggi con il letto montato. Allora, intanto inizio a finire di portare, scusate il fiatone, la scatola giù davanti alla porta della cantina. Comunque ve lo faccio vedere meglio così. Praticamente questa è la porta d'ingresso, di là poi si va alla casa, qui si va giù in cantina. Adesso scendiamo. Queste sono tutte le scatole che vi dicevo, sono due grandi e tre più piccole. Quindi adesso vi faccio vedere la cantina, poi faccio vedere la casa. Perché infatti c'è una di voi che mi ha detto di fare il vlog della casa, perché volevo fare una piccola premessa. E volevo solo dirvi che mi dispiace per non esserci stata, però purtroppo per il lavoro e appunto sistemare casa. Scusate per il mio aspetto, devo farmi assolutamente una doccia per andare a casa mia ragazza, lo faccio. Mi dispiace di non esserci stata, ma come ho detto, fra il lavoro e sistemare casa non ho avuto tanto tempo. Comunque questo è l'ingresso della cantina, infatti c'è già la televisione, l'abbiamo già montata, infatti dopo ve la faccio vedere. E qua questa è tutta la cantina, praticamente c'è questo enorme scaffale, un armadio di qua bianco e un po' qui è questo, perché praticamente ora vi faccio vedere meglio, non so se riesco a farvelo vedere. Praticamente questo, tutto questo armadio qua, praticamente era su in casa al posto di quello bianco, che tanto appena saliamo ve lo faccio vedere. Comunque, oh, qui non c'è prelanta, vabbè, poi glielo devo dire, mi suocero il mio ragazzo. Comunque praticamente interno è questo, di questo armadio qua. Adesso qui ci metterò delle scatole. Questo di qua no, perché quest'anta qui non mi si apre bene, rimane così, non so perché. Poi comunque ve la farò vedere al mio ragazzo, al mio suocero, glielo dico poi. Tanto ci hanno lasciato anche questi due sgabelli per fare colazione la mattina. Poi qui c'è l'altro. Cioè, qui in mezzo ce l'arriviamo, mentre lì no. Alcune le metterò lì e altre penso qua. Una cosa non vi ho detto, praticamente al posto di questo qua, prima c'era questo con questa fantasia qui, però non mi piaceva. Quindi si è smontato questo, poi si è montato, il mio ragazzo e il mio suocero hanno smontato questo, poi hanno smontato questo e questo qui l'hanno rimontato giù. È stata un'impresa, però ce l'hanno fatta. E infatti poi il lunedì questo qua lo devo mettere fuori perché viene quello per il servizio per i materiali ingombranti a ritirarlo, chiaramente, perché non è che me lo posso tenere qui, anche perché non è che ci sia tanto posto, se no, ecco, magari da qua si vede un pochino meglio. Comunque è grande la cantina, cento diversa roba, ora vediamo un po' poi anche come sistemare. Comunque, adesso saliamo le scale per andare in casa. Ora prenderemo solo un bicchiere d'acqua perché sono veramente morta. Come vi dicevo, quella è la porta d'ingresso, tanto poi a breve quando sono sistemato vi faccio il long tour. Poi da qua l'ultima l'avete richiesto anche qualcuna di voi, non mi ricordo bene chi, però qualcuno me l'aveva chiesto. Io sto al primo piano, praticamente non c'è tante scale. Comunque
ovviamente si sale tutte le scale, arriva, questa è la porta d'ingresso. Ora c'è un po' buio, però ve la faccio vedere un po', scusate, ve la faccio vedere un po' alla veloce perché devo andare in questa via. Comunque c'è molto vento, però non vedrete niente, però tanto la sto aprendo la pezza, quindi non vi preoccupate, vedrete tutto. Il mio ragazzo mette sempre la sicura, non so. Comunque, allora, questa è la terrazza davanti, ovviamente, che ci hanno lasciato anche il tavolo. Questo è tutto il panorama che c'è davanti, a parte per i fili, però vabbè. Qua c'è il parcheggio, il cancellino, e altri, un'abitazione, e un'altra qua, sotto noi. Qua ci sono altre villette, qua dietro. Poi, questa è la televisione. Vabbè, ci sono io nel frattempo. Dobbiamo finire un po' di sistemare, vabbè, gli scatoli. La cucina un pochino messa, un po' in disordine, però vabbè. Questa è la casa, come di qua c'è. Qui c'è lo stanzino che è messo un po' in disordine anche qua, con la scarpiera qui dietro, la seta stira, la scarpiera, toccapani, insomma, comunque una bella casetta. Poi qua c'è il bagno. Non ci farei caso se la saggetta è smontata, ma perché la volevamo cambiare. Il problema è che non la troviamo. Vale, perché praticamente vi spiego. Se si accende la luce forse non va. Allora, praticamente noi abbiamo, non voglio scandalizzare nessuno, abbiamo le viti, praticamente sta vita da sopra, da sotto no, quindi non sappiamo come fare, cioè nel senso non sappiamo dove cercare un'altra seggetta, perché chiaramente non è che possiamo stare a girare per giorni e giorni, però comunque ora io l'avevo pulita tutta, speriamo che il mio ragazzo la possa rimettere, comunque poi vedremo. Fatemi sapere se siete, scusate per la mano, se siete di Firenze o anche non di Firenze, se sapete un negozio dove le vendano le seggette fatte in quella maniera. Comunque, poi proseguiamo. Qua c'è la camerina. Questo è un cassettone che mi ha dato mia nonna. Praticamente mia mamma l'ha rifatto, l'ha ridipinto tutto. Ora dobbiamo cambiare solo questi. Infatti mio babbo bucherà da dentro perché... Ora vabbè, non si apre. Comunque, beh, non ci sono i buchi, quindi deve togliere questi, bucare, e poi lo rinfila quelli nuovi e dopo vi faccio vedere. Poi di qua c'è l'altra terrazza, che qui veramente sta il colmo. Ok, lì praticamente c'è la lavatrice ancora imballata. Questa sarebbe stata la tenda, che praticamente era questo qua, dice la tenda in braccio. Praticamente però noi l'avevamo lasciata aperta io e mia mamma, non siamo dimenticati, con una ventata praticamente già, non lo vedrete, però già sbarbato questa parte qua. È venuto già il muratore, ce l'ha già rimessa a posto, adesso dobbiamo solo rimontare la tenda, poi è ok. Questa è la camera un po' più calda. Infatti questa è una delle luci che abbiamo comprato. Questo ce l'hanno lasciato, qui ci sono ancora gli adesivi, perché questa coppia avevano due bambini, infatti, come si poteva vedere nell'armadio bianco e rosso, due gemelli tra l'altro, e avevano lasciato tutti i cosi. Ma tanto questa sarà la camerina del nostro futuro figlio o figliola, non so cosa capita, quindi lo lasceremo così. Poi, questa invece è la nostra camera, questo è l'armadio che vi dicevo, che era giù, cioè questo non era giù, questo era venuto quelli di Mondo Convenienza e me l'hanno montato praticamente. Queste sono le lampadine per i comodini che abbiamo comprato, basta tirare la catenella, anzi si attaccava e si accende, sì, oh che bello. Poi i comodini, sempre di Mondo Convenienza, abbinati all'armadio. Questa è l'altra lampada che abbiamo preso,
in pandan, quindi comodini questi qui, una bella scala, non ci vado a casa. Praticamente questo è l'armadio. Ora vabbè, è ancora vuoto perché chiaramente dobbiamo sistemarlo. Nel frattempo ho già messo le gocce, questo ce l'hanno lasciato, ma non si buttano via chiaramente. Praticamente potevo scegliere se mettere la cassettiera o qua nel lato o di là, però io preferisco metterla nel mezzo, anche perché così la possiamo usare tutte e due insieme, anche se poi qua ci andrà il cassettone, quello che vi ho fatto vedere prima. Tra l'altro io non ho ancora aperto i cassetti, li apriamo insieme per la prima volta, wow! Comunque, questo era l'armadio. Chiaramente la parte di qua è uguale a quella della mia. Questa è la mia parte, quella di là è la sua, perché poi qui ci verrà il letto praticamente, e lui dorme su questo lato e io dormo su questo, perché ormai siamo abituati così, e togli gli abitudini a lui, proprio no. Comunque, praticamente questa era la casa. Intanto, vi volevo fare, questi sono i pomellini che ho scelto per attaccare al cassettone. Anche perché la camera è tutta bianca, quindi per smorzare un pochino. Infatti anche nel salotto, praticamente. Abbiamo comprato il tavolino rosso con il tappeto rosso che poi metteremo qua. Tra l'altro non ve l'avevo detto, mi sto scordando. Che metteremo qua. Adesso bevo al volo un bicchiere d'acqua. Poi devo riscendere. Oh mamma mia. Sono stanchissima, veramente questo caldo mi butta tanto giù. Beh, penso come a tutti, comunque del resto non penso di essere l'unica. Comunque, dopo vi faccio vedere anche il letto montato. Quest'anno poi, siccome si era detto, tanto se mi danno in mutuo non andiamo al mare. Invece no, anche se mi hanno dato in mutuo, come ho già detto in un video, per fortuna grazie a mia zia, ma soprattutto a mio zio e alla mamma di mio zio, andiamo al mare una settimana. Volevamo andare in Sardegna, però le nostre spese economiche non ce lo permettono quest'anno, ci andremo il prossimo anno, se tutto va bene, incrociamo le dita. Comunque dopo vi vedrete con un aspetto un pochino più decente, perché ora veramente sono... faccio pietà, comunque, vabbè. Una cosa importante, non vi ho fatto vedere dei lenzuoli. Non vi ho fatto vedere anche la luce, questa qui, quella del bagno che abbiamo scelto. Vediamo se ve la faccio vedere, se l'accendo magari è meglio, Questa, vabbè, comunque avete capito, meglio se non sono spenti. Poi, per il salotto, appena entri ci sono queste con le palline molto carine. Per la cucina praticamente ci sono queste qui che c'erano già, questi due faretti 1 e 1, 2, e poi ci sono queste tre messe in fila. E per il soprattavolo abbiamo messo questi, si sono un po' lunghe in effetti, però comunque poi il tavolo lo spostiamo un pochino, praticamente sono così, infatti se vedete non sono proprio centrali al tavolo. Infatti il tavolo poi lo spostiamo un pochino più in qua, in modo che questi stiano già sopra al tavolo. Praticamente comunque dentro ci sono tutti i cristalli. Mi piacevano da morire, è opaco con i cristalli sotto, bellissime. Comunque, adesso vi volevo fare vedere al volo praticamente, perché come ho già detto devo scendere giù, l'avrò detto milioni di volte, ma come al solito. Allora, al mercato avevamo comprato questi qui floreali che mia mamma ha tolto dall'involucro, praticamente me l'ha lavati, con le rose. Ovviamente questo dovrebbe essere, questo credo sia il sopra, e questo sì, questo è praticamente il completo letto. Le due federe e praticamente, scusatemi, non l'ho fatto apposta, veramente. Questo penso sia quello con gli angoli. Però penso sia un po' piccolo, comunque dopo lo proviamo insieme, almeno. Poi, questo
Lo posso usare o come copriletto o come coprimaterasso, cioè come copridivano, però lo userò come copridivano perché appunto c'è del rosso, riprende bene il divano, sia il tavolino e il tappeto, scusate. Poi mi ha preso anche questi due. Stavo dicendo, con i cuori e questi disegni, mentre l'altro è. Questo è chiaro, mentre questo è grigio, con tutte le rose, molto carino anche questo. E c'è, vabbè, il fiocchettino, e c'è questa riga bellissima. Comunque, adesso vado. Beh, ti devo portare anche fuori, che non so neanche che sono. Non vedo l'ora comunque di venirci a stare. Presto ci vedremo, comunque non so bene quando ci vedremo a stare perché la prossima settimana dobbiamo stare a casa mia ragazza perché i miei suoceri vanno via. Poi stiamo una settimana qui e poi andiamo via una settimana, poi la settimana che torniamo dobbiamo stare di nuovo a casa del mio ragazzo perché i miei suoceri vanno via e poi penso che ci verremo a stare, spero con tutto il cuore. Ecco finalmente il letto. Abbiamo già messo comodini e bonjour, il letto. L'abbiamo già fatto con il comodino, con il, come si chiama? Il cassettone. Queste cose non ci fate caso. Beh. La luce, la bonjour e la cornice. Questo è tutto il letto. Questi due ce l'hanno montato. Non il letto, questi cuscini, questo è preso da Maison du Monde, infatti vi ho fatto anche il video, mentre questi li abbiamo comprati alla Coop. Questo qua, questo, comprato da Maison du Monde. Praticamente è per farci mettere le lenti al mio ragazzo, no? Questo l'ho pagato, si vede, 3,99, infatti poi devo togliere il prezzo. Comunque, adesso aspetto mia mamma perché mi deve mettere le tende sia qui in camera che in camerina e in salotto. E poi andiamo a casa, che siamo a cena a casa mia stasera. Comunque, se volete conoscermi meglio, lasciatemi le domande sotto a questo video o sotto anche sotto all'ultima foto su Instagram, tanto trovate il link giù nell'info box. Io vi mando un grosso bacio e mi raccomando seguitemi anche sui social e ci vediamo al prossimo video. Ciao!